Una canzone di qualche anno fa recitava "una musica può fare", e questo è il caso di Project Revolution, un progetto che vuole aiutare i bambini del mondo del sud, e questo argomento ci consente oggi di parlare di musica. Nostro ospite oggi, Maurizio Capone. Capone, benvenuto. Salve a tutti. Maurizio, Project Revolution, tu che sei impegnato tanto nel sociale, questo progetto che vuole aiutare i bambini del sud del mondo, quale tipo di rivoluzione vuoi attuare stavolta? Beh, la rivoluzione è più che rivoluzione, infatti noi l'abbiamo chiamato re-evoluzione, perché è un modo per rievolversi. Più che altro crediamo, io e Francesco, che abbiamo Francesco Sondelli, che è un grande musicista, che napoletano, che vive invece negli Stati Uniti. Emigrato? No, proprio per scelta. Ah, no, per scelta. Oh. Sì, lui fa come... Non si può fare un viaggio. E niente, abbiamo scelto di fare di esprimere un concetto molto, molto importante, secondo noi, cioè che fino a che non ci sarà l'evoluzione di tutta l'umanità, e quindi fino a che non ci saranno le masse ad accettare dei cambiamenti, le rivoluzioni saranno sempre effimere o violente, insomma non avranno poi quel vero risultato di cambiamento. Allora noi proponiamo una rievoluzione, partendo chiaramente dalle giovani generazioni, che sono quelle là che più sono sensibili e magari riescono ancora a sognare un cambiamento, e quindi noi cerchiamo di sostenere queste realtà. Io faccio laboratori, tu lo sai, da un sacco di anni, lavoro con i bambini a rischio, nelle zone a rischio. I bambini non sono mai a rischio, cioè i bambini sono sempre puri. Poi le zone dove vivono magari li portano a diventare da adulti persone che devono fare delle scelte diverse. Senti, questa evoluzione, rievoluzione, per questo voi avete scelto la farfalla, cioè l'evoluzione che da crisalide poi diventa farfalla. Sì, il senso è questo, perché sai che la farfalla, prima di diventare tale, è un animale abbastanza... A me piacciono tutti gli animali, quindi non faccio testo, però comunque è un vermetto che magari può fare impressione. Poi quando invece... rievolve la propria condizione, diventa uno degli animali più belli esistenti, e quindi ci è piaciuto cogliere questa metafora per dire appunto che in ognuno di noi c'è la possibilità di diventare farfalla. Una delle cose particolari di questa vostra collaborazione con Sondelli è stato il fatto di tenervi collegati con Skype. Infatti anche noi dalla prossima edizione, dall'anno nuovo, contiamo di realizzare interviste con ospiti extra regione, appunto con Skype. Un'idea insomma innovativa ma interessante. Sì, oramai con il linguaggio di internet io ci lavoro tantissimo, e sai che insomma ho un rapporto molto stretto con internet. Ho fatto un sito che si chiama Come sono il caos, dove c'è questo discorso del 2.0 che è molto importante, cioè è il discorso di utilizzare internet per avere dei contatti piuttosto solamente come passatempo. Fonte di passatempo o anche di conoscenza, però dove uno riceve cose. Invece nel caso del 2.0, che è la nuova frontiera di internet, è quella dello scambio, e Skype è sicuramente il simbolo più rapido, più chiaro, più netto di questo linguaggio, perché in effetti si fanno telefonate, videotelefonate. Noi siamo riusciti, Francesco stava a Los Angeles, io stavo a Napoli, a scrivere una canzone in breve tempo e a realizzarla, anche ad arrangiarla fino a un certo punto. Poi chiaramente siamo, per fortuna, incontrati, siamo stati insieme, c'è stato il contatto. Infatti si vede nel video che scorre, e qua per forza ci siamo incontrati. Nel video ci siamo incontrati. Non nessun ologramma proprio reale. No, qua siamo veri. Lo avete fatto anche in una location particolare, interessante, magari... Anche lì ci vorrebbe una rievoluzione in quella zona. D'altra parte è chiaro che l'abbiamo scelta apposta, nel senso che Bagnoli, in particolare l'Arenile, è un luogo che secondo noi rappresenta benissimo questo concetto della farfalla ribelle, perché è un luogo che ha una bellezza naturale estrema e invece di contro è stato utilizzato negli anni passati come sede di una notissima industria siderurgica, che è l'Italsider. E si è inquinato moltissimo. Quindi a proposito di inquinare, tu hai spesso a che fare, insomma, nel tuo progetto Bung the Bang, con strumenti che provengono anche da una sorta di inquinamento, strumenti insomma trovati fra la spazzatura, sì, riciclati, insomma un impegno, un buon rapporto.
Quindi ti trovi bene. Sono anche un operatore ecologico ad onore. In realtà sì, è tutto è unito da un filo, perché il rispetto per l'ambiente, l'amore per l'ambiente significa anche l'amore per l'ambiente dove si vive, quindi l'amore per le persone che ci sono. Cioè è un discorso molto ampio che cerco di nel tempo di sviluppare e di far capire che è utile ed è importante cominciare a essere sensibili rispetto a delle tematiche, che siano quelle ambientali o quelle ambientali nel senso umano, quindi degli ambienti umani, come in questo caso i bambini delle zone a rischio. È importante perché noi che abbiamo la fortuna di fare un mestiere che insomma è quello che ci piace, quindi abbiamo questo grande privilegio di poterci esprimere, di poter dire quello che pensiamo ed essere ascoltati, credo che sia un gesto proprio veramente semplice e spontaneo quello poi invece di andare a condividere questa fortuna mettendo in circolo delle dimensioni costruttive, perché in fondo poi questo noi cerchiamo di creare. D'accordo, allora oggi abbiamo parlato dei bambini del sud, di come la musica può aiutare i progetti che si interessano di infanzia, e questo è l'argomento che ci ha permesso di parlare di musica.